Se sono principiante mi metto qua bella dritta e vado su e giù con il bacino. Se sono già allenata vado qua su e giù così, eh? Questo è il side plank, lavoro con gli obliqui, tengo il petto aperto, lo sguardo bene in avanti, voglio belle, stop e vado subito a fare l'altro lato. Come potete vedere, tutto molto rilassante e divertente. Vai su, giù, su, giù, ancora. Su, giù, su, vai, vai, vai. Mantieni una bella postura, ragazze. Siete le mie regine, bellissime. Donne meravigliose. Stop. Perfetto. 3, 2, 1, go. Col sorriso. Vai. Oh. Respiro. Pensa che vi state facendo un regalo, eh? Una pancia più piatta. Respira. 3, 2, 1, stop. Oh. Sentite come lavora anche la spalla, eh? Vi avevo detto prima. 3, 2, 1, plank fa lavorare tutto. Go. Vai. Capisci che è un lavoro completamente diverso del semplice crunch in avanti? Molto, molto efficace. Respira, vai. Forza. 3, 2, 1, stop. Stop. 3, 2, 1, regine, via. Su, spalla e gomito allineate, ragazze. Mi raccomando, le principianti fanno questo movimento con le ginocchia così piegate. 3, che calore. 1, stop. Vado subito a cambiare lato. Poi voglio sapere com'è andata, ragazze. 3, 2, 1, go. Vai, hop, e, hop, vai, hop, e. Respira, vai, e, su, giù, su, giù, su, respira. 3, 2, 1, vai, stop. Stop. Cosa non faccio Three, per voi, eh? 3, 2, 1, go. Vai, solo su e giù, su, scendo. Lascio tutto dritto qua, mi raccomando, eh? Respira, ragazzi. Vai. Una bella postura. Vai. 3, 2, 1, stop. Stop. Madre de Dios. La 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 la. 3, 2, 1. Meno 2. Go. Vai. Respira. Penultimo esercizio. Respira. Continua, mi avvicino al pavimento e salgo, su, sali. 3, 2, 1, stop. Stop. Meraviglioso. Ragazze, allarga le gambe e allunghiamo qua. Braccio lontanissimo in avanti. Allungo bene, bene, bene. Senti allungare la zona lombare. Oh. Respira. Vai. Molto bene. Ok. E per allungare bene tutta la schiena, la parte dorsale, facciamo il cane a faccia in giù, ok? Allora, col tempo i miei talloni dovrebbero toccare per terra, col tempo, palmo delle mani a terra, talloni a terra,
Se sono principiante, non riesco ancora, lascio le braccia belle tese e piego le ginocchia, ok? Ma l'idea è quella di lavorare per allungare. La cosa bella è che si può sempre migliorare, ragazze. Sempre, ovunque siete adesso. Piega le ginocchia, torna su. Lascia le mani a terra e allunga le gambe. La testa rilassata. Respira. Ok. Piego le ginocchia e torno su col mento attaccato al petto, piano, piano e piano. Adesso allunga anche la spalla, vi dicevo che si lavora grazie di questi bellissimi cuoricini, brave, brave, brave. Due cose dovete fare, mettere i cuoricini e taggare le donne che conoscete, il maggior numero di donne che conoscete. Aiutatemi, aiutatemi ragazze, io faccio quello che posso, giro dall'altra parte, ma ho bisogno anche di voi per aiutarmi a condividere e a raccontare queste cose qua, che tante donne non lo sanno. Non lo sa, ma proprio tante tante, la maggior parte. Perfetto, rilasso anche le spalle, rilasso qua così da un lato, e dall'altro respiro ancora una volta, fuori l'aria e cambio dall'altra parte. Perfetto. Faccio tre respiri, ma non andare via, perché vi devo dire l'ultima cosa. Inspira, espira, ultima volta su, inspira, espira, e faccio un bel inchino in avanti e grazie mille! Quindi riassumendo questa live, vi ho spiegato che i crunch sono dannosi per il pavimento pelvico, perché spinge i visceri in avanti e verso il basso, quindi fa male al pavimento pelvico. In più avrò tendenzialmente una pancetta sempre qua giù, perché li sto spingendo, ok, i visceri. Questo è stato il punto 2. Il punto 1, il punto 2 che vi ho raccontato, l'importanza, cioè io sostituisco nei miei allenamenti il solito crunch con i plank, perché il plank è questo allenamento che abbiamo appena fatto, va a lavorare gli addominali in modo sicuro, senza questa pressione verso il basso, e lavora anche tutto il resto del corpo, attiva tantissimo il nostro metabolismo e ci fa consumare grasso anche quando non ci stiamo più allenando, anche quando abbiamo finito di fare la ginnastica. Il terzo punto è appunto la ginnastica femminile, abdominal training, eccezionale e fondamentale per tutte le donne, tutte, tutte, non solo chi vuole la pancia piatta, tutte, che è questo allenamento che porta sui visceri e indietro e riduce il punto vita anche senza fare la dieta.